nostra famiglia faceva tutt'altro mestiere, noi fornivamo ghiaia, calcestruzzi, facevamo scavi e dallo scavo di un laghetto vicino al Tagliamento è nata l'idea di mio padre, appunto, di metterci qualche migliaio di avannotte di trota solo per suo uso e consumo personale, inteso come hobby, come passatempo, eccetera. Solo che nel tempo gli avannotti e le trotelle sono diventate trote più grandi fino a raggiungere il peso di 7-8 kg negli anni. E a quel punto la domanda è nata spontanea: cosa ci facciamo con queste trote? Chiaramente noi non avevamo nessuna esperienza nel settore specifico, nel senso che per quanto riguarda le trasformazioni del pesce, alimentari, eccetera, non sapevamo niente. Però eravamo consapevoli di avere una materia prima di una certa qualità, perché allevata in modo semi-intensivo, quindi tanta acqua e poco pesce, alimentata in modo quasi naturale, sostanzialmente con mangimi di qualità e senza forzature nel tempo, il prodotto, la carne era particolarmente soda, particolarmente adatta alle lavorazioni, tipo l'affumicazione, eccetera. Ci siamo messi in testa di dare valore aggiunto a questa materia prima, costruendo da soli forni di affumicazione, ma senza, ripeto, grandi competenze. Ci ha permesso anche di costruire quel bagaglio di esperienze che tutt'oggi sono i fondamenti dei nostri processi di trasformazione. Però la passione purtroppo non basta, nel senso che ci vuole chiaramente conoscenza, competenza, dedizione, sperimentazione, ci vuole senso di responsabilità non solo da parte nostra ma anche da parte dei dipendenti, delle persone che ci lavorano, perché stiamo fornendo un prodotto da mangiare che deve essere buono ma anche sano. Comportano lavorazioni manuali, quindi la salatura a mano, la spinatura molto importante di tutti i filetti, che è molto apprezzata dai clienti, la cura e il controllo di tutti i prodotti che facciamo sono molto importanti per riuscire a dare garanzie di qualità ma anche di salubrità del prodotto. L'allevamento è a Villanova di San Daniele. I primi prodotti che abbiamo sviluppato, grazie appunto a queste sperimentazioni iniziali, sono state la trota affumicata di San Daniele, che si chiama la Regina di San Daniele, poi c'è la Fil di Fumo, che è una trota affumicata a caldo, poi abbiamo aggiunto nel tempo le trote cotte al vapore, marinate con varie spezie, varie erbe. Poi sempre di trota credo che facciamo una dozzina di prodotti, dalle uova, la bottarga, i sughi, i patè, quello che è un prodotto che è definito una pazzia, che sono le guancette della trota, insomma, che destinate all'alta ristorazione. Ecco. Oltre a questi prodotti abbiamo aggiunto nel tempo anche altri pesci, utilizzando sempre le stesse tecniche artigianali, che sono una dei più conosciute e più apprezzate, la ringa sciocca affumicata, che è una ringa che è un prodotto tradizionale della nostra regione. Facciamo il branzino, l'orata, sono tutti pronti da mangiare, questa è un'altra caratteristica molto importante, apprezzata dai clienti, assieme al fatto che sono tutti prodotti senza coloranti e senza conservanti. Se un prodotto è buono di suo, consiglio di non alterarlo più di tanto, quindi mangiarlo, assaporarlo, gustarlo al naturale. Quindi, per esempio, nel caso della Regina di San Daniele, la trota affumicata a freddo di cui parlavamo, basta un filo d'olio d'oliva extravergine e non serve nient'altro. Abbiamo tante ricette fatte e create da chef che vengono nella nostra sala degustazioni a proporre la loro cucina. Facciamo dei corsi di cucina vicino allo spaccio. E quindi, se le persone vengono allo spaccio, gli diamo i ricettari, le ricette di questi chef. E chi non può venire da noi può tranquillamente andare sul nostro sito istituzionale della Friul Trota e trovare un centinaio di ricette pronte per essere utilizzate. C'è l'idea, grazie a queste nuove richieste che ci vengono dall'estero, di ampliare la rete commerciale all'estero. Non vogliamo perdere la nostra dimensione e soprattutto mentalità artigianale. Mentalità artigianale che vuol dire, come dicevamo prima, utilizzare le tecniche di affumicazione della tradizione, supportate però dalla tecnologia. Il motto dell'azienda, ricordiamoci, è che una trota, per essere buona, deve essere una buona trota.